Sono molto lieto che siate qui in tanti. Devo ringraziare il vostro preside per questa iniziativa, la dottoressa Coppola, che è qui giornalista del Corriere della Sera. Ma noi siamo onorati. Io ho partecipato ad altre iniziative, ma finalmente la ospitiamo a casa nostra, alla casa dei milanesi. Grazie. Vera Vigevani, che è una persona straordinaria, lo dico io, straordinaria. Vi dovete preparare ad una giornata che sarà molto bella, ne sono certo, ma anche che attraversa molto dolore anche in qualche modo. Quindi una giornata seria nella quale sarete coinvolti, perché le storie e le cose che verranno raccontate sono storie che pesano. Quindi io vi sono grato per aver voluto venire, perché è un segno di grande maturità e di grande attenzione. Sono grato da collega a tutti gli insegnanti che vi hanno accompagnato, perché hanno voluto questa iniziativa. La scuola deve fare così. La scuola non è oggi una giornata per cui non si va a scuola, è una giornata di grande scuola dal mio punto di vista. Vi accorgerete che, come capita a me, ci commuoveremo in questa giornata tutti, compresa me, compresa, ovviamente compresa, e partirei subito, perché questo direi un grande saluto inizialmente a Vera Vigevani, poi darò la parola al vostro preside. Allora, grazie di essere qui. Allora, no, soltanto due parole prima di tutto per ringraziare il presidente Rizzo che ci ha ospitati e Vera, la dottoressa Coppola. Quello che, per cui sono contento è che i nostri studenti possano oggi vivere un pezzo di storia, perché Vera rappresenta un pezzo di storia per quello che è stata la sua vita. Mi ricorda molto un altro personaggio che ci ha lasciati da poco, Essel, che ebreo sfuggito ai campi di sterminio si è rivolto ai giovani dicendo: guardate che, pensando al popolo palestinese, guardate che il fatto che i pochi testimoni del nostro tempo che sono rimasti si rivolgano ai giovani vi rende protagonisti, e questo è, diciamo, l'impegno della scuola, la sensibilità anche dell'amministrazione, per cui sono veramente contento perché facciamo un pezzo di storia grazie a Vera. Quindi ascoltatela con attenzione, come farete. So che ci sono parecchie domande, non so se riusciremo a fare tutto, però l'importante è che questo sia l'occasione per una riflessione importante che ci lega tutti per questo importante momento. Quindi grazie a tutti. Grazie. E grazie a Vera. La organizziamo così la discussione. E la dottoressa Coppola condurrà da giornalista il suo lavoro, e quindi non è solo una giornalista, è una persona che quando scrive ci mette l'intelligenza, la capacità, ma anche il cuore, in questo caso molto il cuore. E quindi farà alcune domande in maniera tale da introdurre il dibattito a Vera, e dopo, alla fine, farete delle domande voi, dopo gli interventi, in maniera tale che si possa rispondere a tutte. Io disubbidisco subito. Sì? Puoi cominciare tu? Sono molto disubbidiente. Perfetto, siamo abituati. No, prima voglio fare un saluto. Ah, poi, ecco, dopo. E poi mi sottometto assolutamente alle domande. Alle domande di perfetto. Come allora, tu, vai. La parola. Siamo anche colleghi. Esatto, ci siamo anche incontrate tanti anni fa proprio come colleghi. Vabbè, no, io volevo salutare voi, ringraziare tutti quanti, ma specificamente i ragazzi. E metto una condizione, perché voglio molte domande, perché è ciò che mi interessa veramente di più, sono le domande vostre. Ma desidero che chi fa la domanda o si avvicina qua o viene direttamente quassù, perché io voglio sapere chi è e voglio avere un contatto diretto con chi fa la domanda. Questa è una condizione. Poi quello che voglio chiarire è che questa non è una lezione di storia,
non è una lezione, non è una conferenza, è un incontro. Allora, ci sono i ponti, e voi siete da quella parte, io sono da questa, e ci sono sempre due vie. È un ponte di memoria, certo, una memoria che ha uno scopo preciso, che sicuramente verrà fuori attraverso le domande e le risposte, ma quello che a me preme di più è il momento dell'incontro, delle domande, delle risposte, anche del dibattito, anche della discussione. Tutto questo è nel mio scopo, perché quando a me mi dicono ma chi te lo fa fare alla tua età, perché ho 86, quasi 87 anni, chi te lo fa fare di gironzolare così sempre di qua, di là? E io rispondo, ciò, ho uno scopo, perché spero, e ho quasi una sicurezza, quasi, perché non è una garanzia totale, che facendo conoscere il passato, certi sintomi di ripetizione di fatti, questo si possa a tempo evitare. E allora tutto è in mano vostra, nostra, di proteggere questa democrazia che abbiamo, e di questo sono sicura che parleremo moltissimo. Ma questo volevo dirvelo come che sappiate qual è il motivo, perché quando mi dicono quello, ma cosa te lo fa fare? Io dico, ma in realtà finché potrò camminare e sotto questo fazzoletto funzionerà il cervello, speriamo che duri abbastanza, e non cesserò mai di farlo, e sarà sempre verso di voi, verso i ragazzi. E adesso mi sottometto alle domande. Allora, grazie a tutti per esserci. Io, diciamo, se siete d'accordo, vi guardo, e se c'è qualcuno che anche mentre parliamo ha dei dubbi o ha delle domande, perché magari c'è qualcosa che abbiamo dato per scontato e che invece non, giustamente non conosce, mi alza la mano, mi si fa vedere e creiamo un dialogo da subito, se vi va. E quello che ci racconterà Vera è molto importante, e capirete che è importante, che non è, che non riguarda il passato, che non è qualcosa che è qualcosa di estremo, di molto forte. Sono più che una storia, sono due storie molto importanti del Novecento che si incrociano, sono due incontri con il male assoluto, che vi sembrerà incredibile possano racchiudersi in una sola, nella biografia di una sola persona, ma è così. Però riguardano molto il presente, perché quello che poi racconteremo con Vera, cercheremo di capire, che secondo me è molto toccante sempre nel suo racconto, è che queste cose non succedono con un allarme rosso improvviso, ma con dei piccoli segnali che non sempre è facile recepire, sui quali bisogna sempre prestare molta attenzione. Diciamo, se posso permettermi di anticipare qualcosa che forse poi diremo in chiusura, il segnale di tutto questo è che bisogna sempre stare vigili, attenti, non essere pigri, non essere indifferenti. E quindi questa storia secondo me racconta anche questo. Io, come prima domanda per cominciare, mettendomi nei panni dei ragazzi, mi permetto di farti questa, perché diciamo, io alla loro età non avrei saputo esattamente che cosa significa questo fazzoletto che porti adesso qui in questa sala davanti a tutti, anche questa spilla che hai, perché tu sempre ti presenti a questi incontri così, perché? Allora, ha avuto due significati in due tappe diverse. Il primo significato è stato riconoscerci tra di noi, tra le madri di Plaza de Mayo. Perché? Perché ovviamente ci conoscevamo, molte di noi ci conoscevamo, perché andavamo negli stessi posti a chiedere, per sapere cosa era successo con i nostri figli. E badate che a me non piace molto quando ti mettono su un piedistallo, pensano che sei un'eroina, perché la nostra spinta iniziale, quella iniziale, la prima, è stata una cosa viscerale. Avevamo bisogno di sapere cosa era accaduto.
perché li avevano sequestrati i nostri figli. Diamo anche dei riferimenti di tempo e di contesto, perché... No, questo diciamo un po' prima della dittatura e subito dopo il colpo di Stato. Del 76. E si è intensificata questa ricerca. Quindi Buenos Aires 1976 è il colpo di 76, Stato. 76, 24 marzo del 76. E... guardate che in Argentina nel secolo scorso ci sono stati bei sei colpi di Stato. Io ne ho conosciuti 5 direttamente, perché sono arrivata nel 39, ma ce n'era già stato uno nel 30. E allora i periodi di democrazia erano piccoli, corti, e prevalevano le dittature di diverso genere. L'ultima è stata la più terribile assolutamente, e non la chiamiamo più dittatura militare solamente, la chiamiamo civico-militare, perché a dare la spintarella, a stimolare i militari hanno fatto la parte sporca, sporchissima, ma dietro c'erano quei grandi poteri economici, i medias anche, quelli nazionali e quelli internazionali, che assolutamente non ne volevano sapere niente di quei cambiamenti che erano i progetti, le mete di quella gioventù, non solo in Argentina, in gran parte del mondo, in quegli anni, alla fine degli anni 60 e negli anni 70. I nostri sessantottini, il maggio francese, la rivoluzione cubana, c'era un fermento in tutto il mondo, tra i giovani specialmente, perché cosa volevano? Un mondo migliore, che fosse più giusto, con uguali opportunità per tutti, a partire dall'educazione, ma in tutto. Questa era la meta. Allora questi mezzi e questi grandi poteri economici hanno spinto quei militari, quelli del 76. Allora faccio un piccolo intervento di contesto. No, per tu mi hai fatto una domanda alla quale non ho risposto. Sì, no, ti volevo aiutare a fare il contesto per poi inserire la tua risposta. No, perché quello che ti stavo rispondendo è che in principio già ci conoscevamo noi tra le madri, perché andavamo negli stessi posti. A un certo punto, visto che risposte non ne avevamo, o avevamo delle risposte anche spaventose, perché avevano istituito nella casa di governo un posto dove con un cartoncino una volta al mese potevamo andare a chiedere. E allora vi dico risposte che ho avuto io, perché ne abbiate un'idea. Una volta mi dissero: ma lei è sua figlia, 18 anni, una bella ragazza. Sì, una bella ragazza. E allora, signora, e la tratta? Queste belle ragazze le sequestrano, se le portano in un altro paese a fare le prostitute. Questa è stata una risposta che ho avuto io. Che ti hanno dato quando tu chiedevi, tua figlia era scomparsa. Dov'è mia figlia? L'avete sequestrata, dov'è? Tua figlia, studentessa di liceo? Era una di un liceo, aveva appena finito la maturità. Aveva appena finito la maturità? Aveva 18 anni? Aveva 18 anni. Era impegnata, come possono essere era i ragazzi. Era impegnatissima qui anche in scuola. Questa sala, nei movimenti assolutamente, studenteschi. Era impegnatissima dai 13 anni in avanti, perché già il primo anno in questa scuola, questo liceo, che si chiama Escuela, che è una scuola, diciamo, prestigiosa, che dipende dall'Università di Buenos Aires, ma è una scuola secondaria. Sì. E questo Collegio Nazionale di Buenos Aires ha 108 desaparecidos, sì. Perché abbiate un'idea della quantità. E mia figlia dei 13 anni era la rappresentante della sua classe al centro di studenti, e la rileggevano sempre, perché era lei che parlava nelle assemblee, che questionava tutto. Era una militante a scuola, ma era anche la banderata della scuola. È stata la migliore di quella scuola, quindi era un personaggio. Però dopo, se volete, ne parliamo di più, giovane. Ma in realtà continuo a rispondere alla tua domanda, perché mi hai chiesto del fazzoletto. E allora, a un certo momento, con queste risposte, perché un'altra volta mi dissero: ma non stia tanto a preoccuparsi, signore, faccia finta che sua figlia è in vacanza.
Allora, a un certo punto abbiamo detto no, qui bisogna che andiamo in Plaza de Mayo, che è la piazza, che è la piazza dove c'è il governo potere. E dove succedono le cose in Argentina, dove c'è un obelisco, certo. E allora è cominciata questa storia e in principio non avevamo questo fazzoletto, ma c'è stata una processione in un posto vicino che è Luján. Si fa tutti gli anni una grande processione. Allora abbiamo deciso, beh, andiamo a questa processione. E come facciamo a riconoscerci fra di noi in una processione dove va migliaia di persone? E allora abbiamo pensato a un fazzoletto bianco. E in principio qualcuno aveva un foulard bianco, qualcuno non lo aveva. E la leggenda dice, ma credo sia anche vero, che si hanno usato i pannolini dei neonati, perché non erano usa e getta come oggi, si usavano e si lavavano. E questo è stato il primo fazzoletto, senza il nome e niente. Poi è cambiata la storia, perché siamo diventati un movimento di resistenza, un movimento conosciuto. Insomma, non volevano vederci, ma in realtà ci vedevano in piazza. E quindi il fazzoletto è diventato poco a poco un simbolo. E questa è la seconda tappa che dura fino ad oggi. È un simbolo di questo movimento. Allora, è un simbolo del movimento delle Madres de Plaza de Mayo che... Ah, ecco qui, vieni, arriva qui. E io intanto vi do qualche elemento per contestualizzare. Diciamo, siamo nel 76 in Argentina, come dicevamo era una stagione diciamo anche un po' in ritardo rispetto all'Europa. L'Argentina stava vivendo un po' il suo 68, no? In quegli anni. Uh-huh. Erano anni di grande diciamo fermento, e erano anni, come potete immaginare, di movimenti anche studenteschi, c'era tanti ragazzi andavano a fare scuole popolari nei quartieri periferici. Poi c'era anche, diciamo, siccome appunto l'Argentina è stato a lungo un paese anche di dittature, c'era anche chi aveva una formazione e aveva anche una predisposizione, quando c'è stato al momento del golpe, anche leggermente prima, a prendere le armi. Però quando parliamo di desaparecidos, della grande maggioranza dei desaparecidos, parliamo di ragazzi come Franca, come la figlia di Vera, cioè ragazzi della scuola, cioè non so, voi c'è un rappresentante d'istituto, il rappresentante d'istituto, ragazzi che semplicemente si facevano notare per un impegno, mm-hmm, come può essere il vostro impegno quotidiano. Non immaginate nessuna azione eversiva particolare, immaginate azioni quotidiane di ribellione. In questo contesto di Argentina di movimenti e di così fermento e di ribellione molto forte, anche molto diffuso, molto popolare, molto diffuso soprattutto tra i ragazzi giovani, un'altra caratteristica dei desaparecidos argentini, che si contano almeno in 30.000, è che, cioè, degli scomparsi, sono tutti ragazzi e ragazze di cui non è più stato ritrovato il corpo, tranne in pochi casi eccezionali, poi anche di questo parleremo. La caratteristica era che erano tutti molto giovani, tanti erano molto giovani, è proprio una generazione, no? Molto spesso voi parlate anche di genocidio, riferendovi anche al tentativo della dittatura di estirpare questo seme che è rappresentato genocidio. Da questa generazione anche culturale, no? Voi parlate spesso di genocidio culturale, anche date questa indicazione, poi ci torneremo, forse insomma ho detto una cosa che poi va spiegata e approfondita. In questo contesto, e immaginate anche dei legami molto forti con l'Italia, perché l'Argentina è un paese lontano, è un paese in fondo al Sud America, ma un paese che, non so se qualcuno di voi ha ancora dei parenti, ma che conta almeno di un 30% di italiani, cioè tanti dei nostri emigrati sono andati in Argentina, quindi tanti di questi desaparecidos hanno cognome italiano, poi anche nei torturatori ci sono tanti che hanno cognomi italiani, certo. E anche tanti di quelli interessati a questo golpe hanno nomi e cognomi italiani, poi anche di questo vedremo. Quindi è una storia molto legata, sembra lontana, ma è una storia che riguarda molto l'Italia, molto vicina a noi, che collochiamo negli anni 70, quindi nel 76 è il golpe, ma immaginate che tutto questo fermento è anche negli anni precedenti, e che abbiamo cominciato cominceremo a raccontare. Quando Vera dice ci siamo ritrovate noi madri, Plaza de Mayo, lei parla proprio dell'inizio, perché lei è proprio testimonia dell'inizio di questo movimento.
erano tutte donne i cui figli erano scomparsi. Quindi un giorno tua figlia non torna a casa e inizi a cercarla, no? Sono le madri poi che hanno avuto un ruolo fondamentale nel denunciare questa dittatura e poi a spingerla moltissimo, poi ci sono state anche altre ragioni, però hanno avuto un ruolo fondamentale. C'erano anche i padri. Anche i padri c'erano, però diciamo le madri hanno avuto un ruolo fondamentale. È impossibile che non ci fossero, no? Però c'erano anche i padri. Sì, c'erano anche i padri, però diciamo sì. È rimasto e ha anche avuto questa potenza, no? Emotiva anche molto forte per queste tante donne che... Ma sai che cosa? I padri c'erano, anzi, recentemente, da 2 anni fa, hanno fatto un libro sui padri del Plaza de Mayo, un film sui padri del Plaza de Mayo, ma non facevano il giro con noi, questo giratondo, no, stavano negli angoli. Perché loro... Perché noi avevamo paura di perdere anche loro. Sì, certo. Cioè, abbiamo una domanda, quindi c'è un ragazzo accanto a te. Bravo. Chi sei? Mi chiamo Filippo e volevo chiederle... essendo questo movimento diventato un movimento simbolico, sì, riconosciuto appunto dal simbolo di questo fazzoletto, ci sono state ritorsioni da parte della dittatura o è diventato un movimento abbastanza potente da, no, tra virgolette, non poter essere toccato dalle ritorsioni della dittatura? È una bellissima domanda. È vero che rispondo con questo. Allora, ci sono state ovviamente, cioè, non hanno simpatizzato con noi, ovviamente non siamo state mal viste, ma soprattutto quello che c'è stato è c'è stato un grande silenzio, c'è stata una grande indifferenza e un silenzio che a volte era connivente e a volte anche complice. Perché noi eravamo sempre lì, una volta alla settimana, e eravamo una presenza, indubbiamente, e siamo diventate anche un movimento di resistenza, molto forte. Certo, il fatto che fossimo madri e che girassimo al braccetto, anche per darci forza tra di noi, faceva sì che questi militari, la faccenda, la maternità... Insomma, era difficile prenderci e spararci. L'hanno anche fatto, perché ci sono state delle madri che sono state sequestrate, portate nei luoghi di concentramento e hanno subito la stessa storia dei nostri figli. Però la ritorsione, come la chiami tu, ha avuto diversi aspetti, perché purtroppo non è stata solamente locale, non è stata solamente della società argentina, è stata internazionale, perché prevalevano sempre gli interessi economici, cioè gli scambi tra i paesi e gli comuni interessi nel mondo. E questo fece sì che questo terribile silenzio che ci ha circondati è stato molto doloroso per noi, incluso la stampa, quella locale e quella internazionale, la diplomazia, le ambasciate, per esempio, tutte le ambasciate, io poi parlerò in particolare di quella italiana, però tutte le ambasciate, invece di occuparsi di cercare di aiutare, sono stati in silenzio. Non si sono mosse, tranne un governo di un paese che è la Svezia, che per una sola scomparsa si è mossa direttamente, in forma forte. Purtroppo non ha potuto riuscire a far niente perché quella ragazza già l'avevano uccisa, però l'ha fatto. In quanto alla stampa italiana e l'ambasciata italiana, voglio dirvelo, l'ambasciata italiana, c'era un ambasciatore che si chiamava Enrico Carrara e sì, in un certo momento si è formata una coda di italiani, di figli di italiani, come vi è stato detto, più del 40% della popolazione argentina porta cognomi italiani e quindi questa coda di persone che chiedevano aiuto. E cosa ha fatto questo ambasciatore?
Gli dava fastidio, o aveva degli ordini di non occuparsi, chi lo sa. E ha chiesto al vigile di turno, al poliziotto di turno, ha detto: cosa posso fare? Perché mi dà fastidio questo rumore. E questo gli dice: beh, se le dà fastidio, chiuda la porta. E questo ha fatto, ha chiuso la porta, cosa impossibile da pensare, che un'ambasciata che deve proteggere i propri connazionali chiuda le porte in un frangente drammatico, tragico come quello. Però c'era anche e c'è stato un giovane console che si chiama Enrico Calamai, lui vive e ha scritto dei libri che si sono pubblicati in Italia e in Argentina, e lui sì è stato un giusto, ha difeso, ha aiutato a rischio della propria pelle e l'ha fatto. Questi sono gli esempi da dare. E come tanti ha rischiato anche la carriera, della Shoah. Ha rischiato anche la carriera, perché poi Calamai è stato rimosso da console molto rapidamente, sì, è stato, ovvio, e non ha fatto carriera. Certo. Questo bisogna, cioè, l'ha fatto proprio con un impegno personale e sfidando, come? Perché si rendeva conto di quello che, perché c'erano gli elementi per capire quello che stava succedendo se tu avevi determinate posizioni, e quindi era davvero complice non aprire le porte, no? Certo. E così la stampa. E così la stampa, anche in anni. E così il Corriere della Sera. Certo, perché per erano gli anni il Corriere della Sera. Siamo a Milano, parliamo del Corriere della Sera. Certo. Il Corriere della Sera, che poi, diciamo, ha un altro ruolo più recente, che ne parleremo anche di questa storia che ho potuto raccontare grazie al Corriere della Sera. Certo. Ma allora era sotto l'influenza diretta della P2. Certo, ma lo stesso. Allora voi ragazzi andate su internet, cercate la storia della P2 e avrete un'amplissima informazione. Anzi, c'è stata Tina Anselmi sì, che fece una relazione molto ampia. Presente della commissione bene, sulla P2. Sulla P2. Bene, questo signor Gelli ha avuto dal governo de facto argentino, dal governo della dittatura, un'ampia possibilità di muoversi nel mondo del commercio, nel mondo della stampa, nel mondo dei poteri su cui agiva la P2. Gli hanno dato un passaporto argentino falso. L'hanno costruito anche in un campo di all'ESMA, credo. Gliel'hanno dato alla ESMA, l'hanno fabbricato all'Armada, dove era un campo di concentramento, e lì gli hanno dato il passaporto argentino. Non solo, all'ambasciata argentina di Roma c'era un ufficio, una cameretta, dove il signor Gelli era ospitato e faceva il fatto suo. Il Corriere della Sera era sotto questa influenza, e allora il corrispondente, che era un mio amico, Gian Giacomo Foà, un giorno riceve dal suo capo questo ordine. Dice: tu da oggi in poi l'Argentina per te non esiste. Perché era troppo serio, era uno che voleva scrivere le cose che stavano succedendo. E lui era poi bravissimo. Infatti dopo successivamente avrà un ruolo quando sai cosa Corriere viene liberato dalla P2. Se n'è andato in Brasile per un lungo periodo. Poi andò via ancora, e poi dopo però è stato lui a pubblicare i primi elenchi dei desaparecidos di origine italiana. E poi è potuto tornare, e è cambiata la direzione del giornale, e finalmente si è potuto pubblicare la prima lista degli italiani e figli di italiani che erano stati sequestrati ed erano desaparecidos. C'è tanta storia che si intreccia, e poi quindi magari se volete o anche con l'aiuto dei vostri professori diamo delle spiegazioni più accurate, perché magari sono tanti elementi che si intrecciano. Abbiamo un'altra domanda però, che è di un ragazzo che sta aspettando anche da un po'. Avvicinati a Vera, che ti vuole Mi chiamo Pietro. E parte della domanda che le stavo per fare ha già risposto, cioè come appunto è venuta la negazione degli aiuti diplomatici degli italiani in Argentina. E quindi l'altra parte è lo stesso direttore dell'ESMA, Messerra, e anche lo stesso Videla sono stati ritrovati i loro nomi nella lista appunto della P2 a casa di Licio Gelli. E quindi volevo chiederle: come mai, cioè perché, rispetto a un'altra dittatura dello stesso stampo militare come quella cilena di Pinochet, perché invece in questa c'è stata
appunto questo enorme silenzio da quasi tutta la comunità internazionale, ma più che silenzio anche favoritismi e collaborazioni. Questa è la domanda. Bravissima. La tua domanda specificamente parla di questi due personaggi o di personaggi in generale? No, appunto. O del fatto che per esempio in Italia non se ne parlasse tanto come del Cile? E questa esattamente, sì. Ah, allora so come risponderti, ho capito. E allora, nel 73, cioè un paio di anni prima, c'era stato il colpo di Stato in Cile e questo è stato molto visibilizzato internazionalmente, perché alla televisione per esempio si è visto lo stadio pieno di prigionieri, la casa di governo La Moneda in fiamme e il presidente Allende che si suicida, e se ne è parlato in tutto il mondo. Allora cosa ha fatto? E questa è stata una notorietà enorme. E quindi per esempio un paese come l'Italia, che aveva due grandi partiti, il partito della Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, era quasi equivalente alla situazione politica del Cile in quell'epoca, perché anche lì c'era una Democrazia Cristiana e un Partito Comunista. Era simile. E quindi in Italia ci si è occupati molto del Cile e per esempio gli esuli cileni sono stati molto bene accolti in Italia. Cosa succede in Argentina? Videla, che tu l'hai menzionato, e tutti quanti, perché pensate che queste cose si pianificano, non è che è un pazzo, a tavolino ci si mette tutti d'accordo su cosa si fa. Allora, hanno deciso di cambiare la forma. Tutto di nascosto. Per quello ci sono i desaparecidos. Perché in questa maniera se ne parlerà poco. E questo è stato il metodo scelto. Il metodo di nascondere tutto quanto. Dal sequestro ai luoghi clandestini, alla forma di uccidere e alla forma di che non ci fossero tracce. Questo poi... Più avanti le tracce si scoprono e molte cose vengono fuori, anche grazie alla giustizia, ma anche grazie soprattutto alla militanza, alla cittadinanza che a un certo momento si muove e le cose si scoprono. Ebbene, questo è accaduto in Argentina. C'è stato un silenzio generale. Anche dato dal terrore, dalla paura, perché ogni tanto qualcosa si sapeva. Ogni tanto qualche scomparso che aveva subito torture, minacce, cose tremende, lo mandavano fuori e parlava. E quindi c'era questo terrore. E il terrore, purtroppo, immobilizza spesso. Non dovrebbe, però è una conseguenza. E questo ha fatto sì che in Italia e in altri paesi si parlasse poco dell'Argentina, si sapesse poco, si è arrivati fino ai mondiali di football, nel 78. Di calcio, a saperne poco o a non voler saperne niente, o a non volerne parlare, sempre per quegli interessi. Allora, quando arrivano i cronisti sportivi a Buenos Aires, noi sono venuti a parlare con noi, perché noi eravamo diventati una cosa del folklore della città di Buenos Aires, queste madri che tutte il giovedì circolavano intorno a questa piccola piramide. E i loro cronisti sportivi ci hanno fatto un po' di domande e nel mezzo delle loro cronache qualcosa è apparso, qualcosa. Però il grande silenzio ha dovuto aspettare anni per a un certo punto frantumarsi. Ce n'è voluto di sforzi, ce n'è voluto di cittadinanza e ce n'è voluto anche di giustizia, perché quello che più ha fatto è stata la giustizia, che con le prove, con le testimonianze, viene fuori la verità, che è fondamentale.
e la giustizia che è necessaria. Badate che in Argentina nessuno si è fatto giustizia per mano propria. E questo è importantissimo, aver fiducia nella giustizia, quella vera, quella dei tribunali. E allora quando io parlo, perché di solito tu mi fai delle domande, però di solito quando parlo io faccio le grandi analogie, le grandi differenze tra quello che è accaduto nella Shoah, dopo la Shoah. Allora, guarda, facciamo così, mettiamo un po' ordine nella tua biografia che è molto, appunto, molto ricca di storia. Abbiamo anche un'altra domanda. Intanto però, se mi permetti, vieni pure. Io poi ti chiederei di partire dall'inizio, così diciamo raccontiamo bene insomma tutto questo tuo incontro con un altro tipo di dolore e di va bene. Dittatura di altro tipo, ma che ha dei punti di contatto poi invece con quello che è successo dopo in Argentina. Vogliamo prima sentire la domanda di come si chiama il ragazzo? Qual è Salve, la mi chiamo Tommaso. Ehi, volevo farle questa domanda. Come? Volevo farle questa domanda. Quando l'anno scorso c'è stata l'elezione di Papa Francesco come Papa, su alcuni quotidiani sono uscite delle polemiche in merito alle sue relazioni col governo col governo di Videla, quindi la dittatura. E la mia domanda era: la Chiesa ha aiutato la popolazione durante la dittatura o erano solo i vertici che erano d'accordo con la dittatura, e come la popolazione argentina ha preso l'elezione del Papa? Benissimo, bravissimi questi ragazzi. E questa domanda mi dà la possibilità di raccontare una storia che ha a che vedere con la Chiesa e che ha a che vedere con il Papa Francesco. Allora, quando mi chiedono il ruolo della Chiesa, io rispondo, in realtà no, la Chiesa non è una sola cosa, ci sono essenzialmente due Chiese, o perlomeno quello che abbiamo vissuto noi. C'è la Chiesa solidale con noi, la Chiesa che aveva gli stessi progetti dei nostri figli, e quella Chiesa è stata vittima. Molte persone della Chiesa, suore, preti, seminaristi, sono stati sequestrati e hanno subito gli stessi destini dei nostri figli: torture, morte e desaparizione. Allora, di questa Chiesa, perfino anche un vescovo. La Chiesa, quella dei grandi, del Vaticano. E quella è stata in silenzio. E abbiamo cercato di avvicinarci e le risposte sono state abbastanza vaghe, perché erano risposte di compassione, ma la compassione non era ciò che noi desideravamo, avevamo bisogno di ben altro. Allora, Nunzio Apostolico, che è, diciamo, è l'ambasciatore del Vaticano a Buenos Aires, ebbene, il Nunzio Apostolico, noi andavamo a parlargli e ci batteva le mani sulle spalle e diceva: poveretti, cosa vi è accaduto? Però non avevamo nessun altro tipo di reazione. Questo è una premessa, in quanto a quello molto più recente, che è la figura del Papa. E allora, negli ultimi anni, da quando il Papa Francesco ha cominciato la sua opera meravigliosa, perché è una figura straordinariamente attiva e molto popolare, direi che è un papa molto argentino, perché c'ha una maniera di fare così schietta, di informale. Bene, vado in qualsiasi posto dove vado, mi chiedono: ma lei che cosa pensa del Papa Francesco? Allora la risposta era semplice e io dicevo e continuo a dire: beh, ha scelto quel nome e effettivamente è in realtà lui è gesuita, ma è anche francescano, perché aiuta i poveri, perché quel tipo di spinta verso chi ha bisogno, di fratellanza, di solidarietà. Seconda cosa, benissimo, quindi Papa Francesco. Poi ha promesso
a Estela Carlotto, la presidentessa delle nonne di Plaza de Mayo, che poi sicuramente verrà fuori anche tutta questa storia, e ha promesso di aiutarla a cercare i nipotini. Benissimo, fantastico. In quanto a quello che si dice, non sappiamo bene qual è stata veramente la posizione e l'azione o non azione di Bergoglio a quei tempi. Ci sono diverse versioni, prove non ci sono. Quindi non potrei dire niente. Quello che sì, sempre la risposta che davo, quello che sì, se mi tocca un giorno essere di fronte al Papa, io gli direi: caro Papa, perché certo la Chiesa non può fare non può prendere la voce e fare un mea culpa, questo è impossibile, però un'enciclica, un messaggio al mondo e nel mezzo parlando della solidarietà sarebbe bello che lei dicesse: va bene, quando ci sono persecuzioni, quando ci sono genocidi, guerre, nunca más il silenzio. E questo lo dicevo sempre. Cioè, mai più un silenzio. E mi è toccato parlare col Papa, adesso, il mese di ottobre. E quindi dovevo dirglielo, no? Raccontaci. E allora vi racconto. Prima, che dopo ne parleremo, c'è stata questa cosa che ha fatto il Corriere della Sera, questa serie. Web, e lì, naturalmente, in quei giorni lì mi chiamavano dalle radio, anche Radio Vaticana. Anche Radio Vaticana avevo detto le stesse cose. E poco dopo, il giorno della memoria, avevano messo a Roma tre teste di maiale, una davanti alla sinagoga, una davanti alla comunità ebraica. Era stato un fatto orribile. Il nostro presidente Napolitano ha ripudiato subito, gli giornali anche, e io ho chiesto: ma il Papa? E sì che l'aveva detto qualcosa. E sapete che parole ha detto? Nunca más el silencio, mai più il silenzio. Quindi io tutto questo ce l'avevo nel cuore. E la scuola di mia figlia fa degli scambi con licei italiani. In ottobre c'era il programma di farne uno con un liceo di Ferrara, l'Ariosto di Ferrara, e uno con un liceo Cristoforo Colombo di Roma. A un certo momento si trovavano i due gruppi di studenti a Roma e c'ero anch'io. Allora, l'ambasciatore argentino in Vaticano e altre persone hanno combinato un incontro pubblico, non privato, il mercoledì, piazza San Pietro, gremita da io credo che 1 milione di persone, è una cosa impressionante che ti fa capire cos'è la fede, cos'è la popolarità e cosa significa veramente in un popolo un'apertura di questo genere in una piazza pubblica con tanta gente che ha bisogno, tanta gente che vuole essere benedetta. Insomma, è una cosa impressionante. Il Papa ha dei segnali, sa dove deve fermarsi, e questo è stato programmato e preparato. C'erano 40 ragazzi con i professori, ma c'erano anche 4 persone messe lì davanti. E queste 4 persone sono l'avvocato Gentilli, che è stato colui che è stato, quando non si potevano fare i processi in Argentina, si sono svolti in Italia. Il PM, che questa sera presenta un suo libro qua a Milano. Francesco Caporale. Caporale. E c'era una deliziosa, meravigliosa suora che si chiama Geneviève, francese, che è nipote di una delle suore che ci accompagnavano in Plaza de Mayo e che è stata vittima della dittatura. E c'era la Vera. E io dovevo dirglielo. Perché quando uno dice gli dirò, lo deve dire. Io mi chiamo Vera, mia figlia si chiama Franca, dovevo anche fare onore ai nostri nomi. Allora il Papa viene
e i miei compagni, questi tre compagni, in spagnolo si dice mi mandano al frente. Ti mandano avanti. No? Sì. E allora si avvicina, gli dico chi sono, mi identifico dicendogli subito che ho due storie. Il nonno ad Auschwitz, non c'è tomba. Mia figlia, Franca, in Argentina, tanti anni dopo, altra storia. È quella della meccanica dell'armada, volo della morte, non c'è tomba. E lui mi ascolta. E poi gli dico, io ho sempre detto che queste cose gliele avrei dette e che gliele avrei dette a un papa, al Papa, a questo Papa. E quindi glielo dico. E che sarebbe veramente una cosa bellissima e buona per tutti noi se lei mandasse un messaggio non solo al mondo cristiano, a tutto il mondo, a tutto il mondo, e parlasse, e parlando, il tema è la solidarietà. Parlare della necessità di solidarietà, dei diversi aspetti della solidarietà, e poi in mezzo a questo discorso dire: se ci sono persecuzioni, quello che vi ho detto prima, se ci sono persecuzioni, genocidi, guerre, nunca más el silencio. Lui è rimasto un po' così. E poi abbiamo parlato con Genevieve ed io un po' della storia degli argentini in quegli anni, e poi si è rivolto di nuovo a me e mi ha detto queste parole: signora, sa signora, io credo che questa parola solidarietà stanno cercando di cancellarla anche dai vocabolari. Poi mi ha sorriso, ci siamo stretto la mano e è finito l'incontro. Io me ne sono andata da una parte con la soddisfazione morale mia di aver fatto il mio dovere, no? Io l'avevo fatto. Poi mi è rimasta l'incognita di questa frase, che la trasmetto a voi. Cosa significa questa frase? Vediamo se tu, o tu, o tu, che pensate di questa frase? Questa che la solidarietà, stanno cercando di cancellarla anche dal vocabolario. Cosa significa? È molto triste, no? È sconfortante soprattutto detta da un papa. Sì. Senti, Vera, tu hai detto, hai iniziato... Bene, ho risposto alla tua domanda, no? Sì. Ok. Hai detto io ho due storie, no? Adesso l'hai ripetuto, però noi ci siamo concentrati su questa seconda parte. Vogliamo spiegare, tu sei nata nel 28 a Milano, nel 1928 a Milano, e nel 39 con la famiglia, con tuo padre e tua madre, sei andata in Argentina. Perché? Cioè, presto, perché pensate che le leggi razziali sono del settembre-ottobre del 38. E in marzo del 39 noi eravamo già in Argentina, quindi la decisione è stata rapidissima. Però è stata, mi ricordo, soprattutto di tua madre, mi pare. Mia madre era... Perché tuo padre sarebbe forse anche mio padre non ne voleva sapere assolutamente. Racconta. Perché diceva, ma in Italia non succederà sicuramente niente. Quindi voi eravate tranquilli, cioè tuo padre era tranquillo? Mio padre era tranquillo, mia madre no. Mia madre no, perché erano arrivati già molti rifugiati tedeschi, ebrei tedeschi, molti in Lombardia, molti a Milano, e lei aveva avuto dei contatti e venivano bastonati, spaventati, e quindi ha avuto la sensazione che questo era il principio di qualcosa che si sarebbe aggravato, e molto aggravato. E allora ha convinto mio padre. È stata brava, ma non è riuscita a convincere il suo padre. Suo padre. Mio nonno. E infatti che e cosa quella è successo? Non c'è riuscita. Che cosa è successo a tuo nonno? È successo, mio nonno resta. Mio nonno resta e verso la fine del 43, quando già le cose sono gravissime, decide di cercare di salvarsi passando in Svizzera, come molti ebrei italiani sono riusciti a passare. Molti anche sono stati respinti dalla Svizzera. Ci sono state le due cose, il salvamento e anche in certi casi non li hanno lasciati passare. Io sapevo
che, cioè, quello che abbiamo saputo, l'ha saputo mia madre, era che è finito l'Auschwitz. Però non avevamo tutti i dettagli. E mia madre, per esempio, diceva: sicuramente non sono stati gli italiani, sicuramente sono stati i tedeschi. E mia mamma è morta senza sapere che invece sono proprio stati gli italiani. E il regime fascista, quello è stato il responsabile delle deportazioni. Quando l'avete saputo? E allora quello che io ti posso dire adesso, se vuoi, sì, è che tutta questa storia, le due storie messe insieme, ma partendo da quella storia, cioè nell'ordine giusto di tempo, perché io ho sempre parlato delle due storie, ma sono sempre partita da quella argentina, da questa, diciamo, io ho vissuto queste due tragedie del secolo scorso, ma sempre sono partita, venendo in Italia e anche in Argentina, sempre partita dai desaparecidos. E poi ho sempre parlato di mio nonno, della Shoah, di tutto questo, perché lo scopo è in realtà far conoscere la storia, le avvisaglie della ripetizione dei fatti, per far sì che i cittadini a tempo cerchino di fermare a tempo queste storie. E allora a un certo punto succede questo, succede a Milano in dicembre dell'anno scorso. Io ho dei parenti a Milano, ho un cugino che è un agente letterario e mi dice: sai, presentano un libro al binario 21, che è il posto di memoria alla stazione centrale di Milano. Il libro, badate, era sul negazionismo della Shoah. Si può negare, evidentemente non si potrebbe negare, ma ci sono i negazionisti. E se vuoi, vieni con me, così conosci questo posto. E vado con lui. Vado con lui e vedo questi tre vagoni, perché è tutto lì, nella pancia della stazione. E in un vagone tu puoi entrare e puoi uscire. E ti rendi immediatamente conto che molti, molti sono morti nel viaggio. Soprattutto i bambini più piccoli, perché piccolini non potevano respirare da quelle feritoie che erano in alto. E allora, diciamo, l'impressione è stata molto forte. Poi accanto ci sono i nomi di 600 persone di un convoglio. Convogli ce ne sono stati tanti. E lì c'è il nome di mio nonno. Io sapevo, però non sapevo tutta la storia. E lì ogni tanto viene fuori un nome con una luce. E c'era quello di mio nonno. E questo io lo riassumo in una parola che è lo schianto. Ho sentito uno schianto dentro di me. E sono tornata a Buenos Aires e ho detto: d'ora innanzi la storia la racconto a partire dalla Shoah. E ho scritto a mio cugino e gli ho raccontato quello che sentivo, la necessità di raccontare con tre temi. Uno, il tema dell'orrore e delle responsabilità del fascismo italiano sulle deportazioni, ma anche il campo di concentramento e sterminio di Trieste, tante cose, le cose più terribili. L'altro tema fondamentale era quello dei giusti. Ed è quello dei giusti, perché l'Italia è il paese, io credo, che ha avuto più giusti. Ci sono degli episodi bellissimi, esemplari. Uno lo racconto sempre, è Villa Emma, in Emilia, vicino a Nonantola. Villa Emma accoglie una ventina di ragazzi della vostra età, profughi, dall'Austria, dalla Slovenia. Li accoglie in questa villa. A Nonantola tutti lo sanno, tutti, assolutamente tutti. Nessuno dice una parola, ecco quando qua, certi silenzi sono buoni anche qualche volta, no? Non dicono una parola e si salvano tutti questi ragazzi in quell'epoca tragica. E tanti,
qui c'è un giardino dei giusti. Bene, era l'altro tema. E poi ce n'era un terzo che ha un titolo e che non è venuto fuori sulla serie del Corriere della Sera. Ma verrà a un certo punto, in qualche maniera, con articoli. Ci sto pensando. E c'era troppo materiale, non si poteva parlare di tutto. E questo ha un titolo e si chiamano, in plurale, le terre promesse. E vedrete come ha a che fare col passato e anche col presente. E allora c'è una piccola città in Lombardia, vicino Varese, ed è Tradate. A Tradate arrivano i profughi, i sopravvissuti dei lager, molti, moltissimi, migliaia, e si fermano a Tradate. Perché vengono in Italia? Vengono in Italia perché c'è il mare Mediterraneo e loro hanno un sogno ed è una terra promessa per loro. E quella terra promessa in quel momento è un mandato degli inglesi, si chiama Palestina, no, non li vogliono assolutamente, però loro rimangono lì a aspettare la possibilità di partire con delle navi. E la storia dice che sono i primi che sono partiti, hanno subito delle cose, delle avventure, delle cose diciamo che fanno pensare più alle Odissee di Ulisse. E si dice che c'è stato anche qualche naufragio. Non so se è vero o non è vero, ma si dice. Poi finalmente partono con una nave grossa che si chiamava Exodus. E lì sì, c'è tutta una cosa che si conosce nel mondo. Un film, un libro. Finalmente arrivano a questa terra promessa per loro. Però ne passano di tutti i colori. E nel frattempo, a Tradate, fanno un kibbutz per prepararsi all'agricoltura, al sistema di vita che avevano ideato, di convivenza sociale. Ma questo mi porta a Lampedusa e alla ricerca di tante terre promesse, alla cattiva accoglienza che si dà spesso a chi cerca una terra promessa per cercare un lavoro, per sfuggire a una dittatura. E questo succede nel mondo di oggi, non solo nel mare Mediterraneo, anche da altre parti del mondo. E questo per me è un messaggio da dare, perché nel mondo di oggi, come in quello di ieri, ci sono situazioni terribili a volte, purtroppo, e di tutti i generi, e c'è grande movimento di persone. Pensate ai nostri migranti in Argentina, dalla fine dell'Ottocento, al Novecento, cercavano di stare un pochino meglio e anche hanno subito delle cose. Sono cose che tornano ad accadere e questa povera gente che cerca le terre promesse a volte viene marginata, nascono nuove forme di razzismo e anche dei genocidi. Anche qui a Milano abbiamo esperienza di profughi in questi mesi, sì? Anche oggi diciamo c'è un passaggio continuo di profughi che vengono dalla Siria e quindi scappano dalla guerra o scappano dalla dittatura dell'Eritrea, per esempio. Cioè, abbiamo queste due grandi nazionalità che arrivano a migliaia, attraversano Milano, tentando poi di raggiungere paesi come spesso la Svezia, che ha una grandissima tradizione di accoglienza dei rifugiati dal golpe cileno in poi e che quindi messo a punto delle politiche di accoglienza molto avanzate. Se io mi posso permettere, ti riporterei all'Argentina. Certo. Mi pare che con questa risposta Vera ha anche risposto a un primo commento su quello che ha detto il Papa, perché è lì che si comincia a cancellare la sua vita. Certo. Grazie. Sì, certo. Beh, perché diciamo le Madri Plaza de Mayo e gli altri organismi di diritti umani hanno tre mete che sono sempre annunciate. Voi vedrete qualsiasi persona di questi gruppi quando viene dice: noi la verità, la giustizia e la memoria. Io ce n'ho un quarto, è la solidarietà. E direi che oltre alla solidarietà c'è un'altra cosa che comincia anche con una S. Ieri mi è capitato con le suore
che mi è venuto in mente prima di andare a parlare alle suore, questa sigla terribile dei nazismo, la SS, che per noi non la vorremmo neanche sentire, però guarda un po', SS, solidarietà e speranza. Cambiamo per due cose buone. Ebbene, perché per me questo è fondamentale? Perché il silenzio, per esempio, non dovrebbe mai esserci, mai esserci. Succedono delle cose oggigiorno, succedono degli annunci di guerre, ci sono le guerre, ci sono i principi dei genocidi. Sapete come si fanno i genocidi? Come si preparano i genocidi? Si preparano due stereotipi, lo stereotipo della vittima e quello del carnefice. E perché avviene questo? Perché è facile, molto facile, ammazzare, distruggere, annientare, quando disumanizzi le persone, le future vittime. E allora cominci a dire, ma sono brutti, sporchi, cattivi, ladri, un'altra razza. Guardate che la razza umana è una sola, eh? E in fin dei conti è la preparazione. Poi c'è lo stereotipo. Le devi obbedire? No. Se quelle leggi ti dicono tortura, ammazza, lo stesso in Argentina, anche lì c'era una legge. Cioè, ci sono delle leggi che non puoi obbedire, perché ci sono delle leggi superiori, leggi morali, leggi etiche, di tutte le religioni, ma quelle che uno capisce immediatamente nella vita di convivenza, nella vita delle città, dei paesi, sai benissimo dove sta il male e dove sta il bene. E purtroppo a volte convivano in una stessa persona, che è una delle cose che io non riesco a capire. Perché ci sono delle persone che possono commettere delle cose spaventose, malvagità, perversioni, e poi vanno a casa loro, accarezzano i bambini, la moglie, sono balcane. No? È vero o non è vero? Senti, questo? Vera, vorrei tornare un po' a Franca, vorrei tornare un po' in Argentina, perché non abbiamo ancora raccontato bene come è andata in Argentina. Allora, siamo stati fortunati. Grazie a mia mamma, a molte altre persone. Quindi nel 39 voi vi trasferite, la tua famiglia, quindi tuo padre, tua madre, tua sorella, vi trasferite a Buenos Aires. E che cosa, come vi stabilite, che cosa fate, come va avanti la vostra vita? Sono tante famiglie che vengono da tante città diverse e ci siamo trovati subito bene, I nostri genitori con certe difficoltà economiche e così. Io bambina, ma non ho messo a scuola. E lì c'è stato un errore di mio padre, perché mi ha pensato, è meglio che finisca la scuola elementare in una scuola italiana. Mi ha mandato in una scuola italiana, ci sono stata un anno solo, ma era fascista la scuola italiana, perché dipendeva. E c'è stato anche il discorso del Duce dell'entrata in guerra. E eravamo tre bambine ebree. E a te che ci siamo messe a piangere. Perché bambine eravamo, ma stupide no. E per lì è stata brava la preside che ci ha portato nel suo ufficio, ci ha dato un tè per calmarci e ci ha spiegato che erano ordini ricevuti. Bene. Poi dopo, finita l'elementare, sono andata in un liceo, una scuola pubblica argentina, è finito il problema. E ci siamo trovati bene in Argentina e in principio c'era una democrazia. Quando siamo arrivati c'era un presidente, c'era il Parlamento, che bello, la libertà. Poco dopo viene un colpo di Stato e c'è stato un susseguirsi, come vi ho detto prima, e quindi ormai anche la gente non aveva più fiducia nel far politica, perché c'erano le elezioni, la campagna, eccoti di nuovo un colpo di Stato. Quindi adesso le cose sono cambiate. Ma che differenza c'era tra i colpi di Stato prima del 76 e poi all'improvviso nel 76 questo golpe che poi è sono stato... stati bene, cioè, direi che uno precedente sono stati tutti un po' diversi, ma sempre dietro i militari c'erano i civili, sempre.
Il peggiore è stato quello, l'ultimo. Prima ce n'è stato un altro, anche abbastanza duro, in cui si sono colpite molto gli intellettuali, gli universitari, e questo ha causato un grave danno all'Argentina, perché molti se ne sono andati in altri paesi. Però diciamo, ora la cosa è cambiata totalmente, perché abbiamo ormai più di 30 anni di democrazia, che ha messo delle forti radici. Vabbè, aspetta, sì, fortissime. Ci arriviamo, però ti volevo far parlare ancora un po' di questi anni, del 76 e di questi anni qui. Una cosa che mi ha sempre colpito è che quando all'inizio cominciarono a sparire le persone, no, che tu dici sempre bisogna parlare, non bisogna, però diciamo c'era anche questa appunto come ci hai spiegato e come appunto la strategia dei golpisti argentini che avevano imparato la lezione del Cile era di mantenersi così nascosti, anche non solo all'esterno ma anche all'interno, con la popolazione interna era tutto nascosto. E cioè, quando cominciarono a sparire le persone, io mi ricordo questa frase, no, che mi raccontate, che si ripeteva, cioè la gente diceva por algo será, no? Per qualcosa avranno fatto, certo, questi qua che sono scomparsi, certo. C'erano tante frasi dunque, e cioè c'era una diffidenza, sì, nei confronti anche di voi che dicevate, cioè come se appunto gli rispondevamo, dicevamo certo che c'è, per algo c'era un motivo. Il motivo era quello, c'erano dei progetti, delle campagne politiche già, malgrado tutti i pericoli che c'erano, di cambiare quel mondo ingiusto. E questo era uno dei motivi. E Franca era una di queste ragazze che volevano, come appunto molti, cambiare il mondo. Ne abbiamo già parlato, ecco, prima. Quando scompare Franca, che succede? Come succede? Come viene come presa? Come venivano di diverse maniere. A come volte viene presa Franca? Poi sì, raccontiamo. Abbiamo un'altra stanza. Che ah, più vicino a me? Non sentite? Sì, di là. Ah, dai, allora. Com'era la tua domanda? Sì, volevo cominciare a capire come è stato il sequestro di Franca e come sono stati i sequestri, cioè come succedeva, come spariva la gente? In tante maniere diverse il primo sequestro. A volte sequestravano nelle case, cioè chiudevano una strada, per esempio, tutto un rione a volte, penetravano nelle case, negli appartamenti, cercavano determinate persone. Se quelle persone non c'erano, per esempio, prendevano tutta la famiglia. C'è un caso molto vicino a noi di un giovane che si è salvato e che era in casa della nonna. Cercavano suo fratello. Sono andati a casa della madre, hanno preso, il fratello non c'era, hanno preso la padre, la madre, una sorellina di 14 anni. Poi hanno trovato il fratello, la moglie del fratello, 5 persone hanno portato via. E lui si è salvato perché era in casa della nonna. Cioè era una cosa incredibile come puntavano o come agivano. Quelli che entravano nelle case portavano via la roba, rompevano tutto. Altre volte era per la strada. Nel caso di Franca, l'abbiamo saputo molti anni dopo, è stato in un bar, in un caffè, e l'hanno portata via da lì. Insieme ad altre persone? Sì, no, sì, insieme ad altre persone, certo. E lì noi abbiamo fatto quello che facevano tutti quanti, abbiamo cominciato, appena saputo, ci siamo rivolti a tutti. Ma la prima cosa che abbiamo fatto è andare alla polizia a sapere qualcosa. Poi ci siamo rivolti alla Croce Rossa, a Amnesty, agli organismi di diritti umani, a tutto il mondo, all'Italia, noi in particolare, t'ho già detto. Però dell'Italia devo dire una cosa, perché mentre c'è stato il silenzio, quello grave, c'è stata una voce che per noi è stata un balsamo ed è stata molto importante per noi. Ed è stata la voce di Sandro Pertini, che a un certo punto ha esclamato con la voce fortissima che era indignato per quanto stava accadendo in Argentina. Purtroppo il sistema politico italiano fa sì che
Non, il presidente non è come in Argentina che il presidente è l'esecutivo che decide. E c'era il sistema solito e non si fece niente. Non si fece niente. Ci sono domande? Dai, allora andiamo avanti domande, con le domande. Che sono, per me sono le cose migliori le domande. Magari le fate più tu. Ma perché eravate nascosti? Pronti a fare domande. Ma per me la cosa più importante sono le domande dei ragazzi. Salve, io sono Federico e avrei una domanda. Lei ha spiegato che vi radunavate il giovedì. Come? Per la vostra protesta vi radunavate in Piazza de Mayo il giovedì. Il giovedì. Volevo sapere se il giovedì ha un valore simbolico particolare oppure era un giorno come tanti per radunarvi. Perché il giovedì? Ma c'è un motivo. C'è un motivo pratico. Allora, la prima volta ci siamo sbagliati. Perché abbiamo detto il sabato. Pensate che il centro di Buenos Aires, no? Dove c'è gli uffici, le banche, il sabato non c'è nessuno e quindi cosa si sono sbagliati. Poi una madre ha detto allora il venerdì, e un'altra ha detto no, il venerdì no, il giorno delle streghe. È una superstizione ovviamente, ma no, meglio no. E allora è stato il giovedì, e il giovedì è stato tutti i giovedì. E abbiamo approfittato di un consiglio gentile fatto da un poliziotto, perché era proibito, c'era lo stato d'assedio ed era proibito un curocchio di persone in qualsiasi parte che si mettesse a chiacchierare. E allora c'era il poliziotto, dice no, qui non potete stare a parlare, circolate, e così è stato, abbiamo cominciato a circolare. C'è ancora una domanda. Dai. Io avevo una domanda. Avevo una domanda un po' più sentimentale. Come si fa a continuare a vivere, ad andare avanti dopo comunque aver ricevuto una notizia della morte comunque della propria figlia? Va bene. Allora, è una domanda come la dici tu, sentimentale, perché ha a che vedere con i sentimenti, ha a che vedere con la vita in generale delle persone e dei grandi dolori e anche però dei sensi, forti sensi di impegno. E allora ci sono dei momenti in questa storia. E c'è il momento del sequestro, c'è il momento della paura, c'è il momento della necessità di sapere, e c'è il momento in cui ti accorgi che non c'è speranza. E questo per noi è accaduto dopo diversi anni, però non sapevamo che non c'erano più questi ragazzi, però non sapevamo esattamente cos'era accaduto a nostra figlia. E allora c'è un fatto che accade 15 giorni dopo il suo sequestro, e noi eravamo in casa e suona il c'è lo squillo del telefono e la voce di Franca. Le fanno fare una telefonata dal posto dove si trova, che poi molti anni dopo ho saputo che posto. E il posto è la scuola di meccanica dell'Armada, ESMA, oggi ex ESMA, perché non ci sono più gli ufficiali di marina né i torturatori. Ci sono tanti edifici che si dedicano alla memoria e al rispetto dei diritti umani. Ma i prigionieri clandestini facevano fare le telefonate alla famiglia. Ci sono state delle famiglie che hanno avuto perfino 20 telefonate. Noi ne abbiamo ricevuto una sola, 15 giorni dopo. E abbiamo messo un aggeggio nel telefono per registrare le telefonate, subito dopo la scomparsa di nostra figlia. È stata una fortuna per la giustizia futura, perché questa registrazione è la prova che io ho, che è stata presentata tanto nei tribunali italiani quando non si potevano fare i processi in Argentina, come in Argentina quando finalmente ho potuto parlare davanti al tribunale argentino. E mi ci sono preparata bene, come per un esame di maturità. Al telefono che cosa diceva? È quello che sto per dire. Ovvio. Cosa le fanno dire? Le fanno dire che
che sta bene, che era interno, che le danno a coprirsi, che le danno a mangiare, che si è ammalata, le danno le medicine. E mio marito dice: ma dove sei? E lei chiede, e dice: Seguridad Federal, che è una cosa della polizia. Non era vero. Il giorno dopo mio marito va e gli rispondono: no, qui non c'è nessuno. E poi lei parla in italiano, in principio, e le dicono: papà, mi dicono che devo parlare in spagnolo. Allora continua la conversazione in spagnolo e dice: come sta la mamma? Come sta il mio fidanzato? Sembrava una cosa naturale. Mio marito dice: vengo a prenderti, ti avvertiranno. Questo, lo scopo era far sì che le famiglie non denunciassero, non si muovessero. Non l'hanno tenuto in nessun caso, però lo tentavano. E poi non abbiamo avuto più nessuna notizia. La notizia, la verità, l'ho saputa moltissimi anni dopo, più di 20 anni dopo. Mio marito non l'ha mai saputo, perché è morto nel 91 e non ha mai saputo il destino finale di mia figlia. Dunque, mia figlia è stata sequestrata in giugno del 76, quindi subito. E allora, in uno degli edifici di questo posto, dove tra l'altro c'era una convivenza tra i giovani ufficiali della Marina e i detenuti incappucciati, incatenati, una cosa orrenda anche quella, e stavano in uno scantinato migliaia, è subentrato un'altra quantità di gente ed è stato il momento in cui hanno inventato questo sistema dei voli della morte. E sono stati i primi in quel momento. Io di questo non voglio darvi dettagli, li cercherete da voi. E sì, quello che ho saputo, l'ho saputo da una delle... Ci sono solamente 3 sopravvissuti di quell'epoca. Ed è una donna che dopo molti, molti anni ha deciso di dare una mano e di aiutare le famiglie a sapere il destino finale dei loro figli. E quindi a un certo punto ha parlato con me, mi ha raccontato e sono andata col mio registratore e questo è registrato ed è un'altra prova. E allora dice, racconta questo e racconta anche che incontrava Franca in questo luogo, che era intera, dice, e stava intera. Io ho chiesto se l'avevano torturata, non mi ha risposto. E poi mi ha detto, aveva perfino il senso dell'umore. Pensate che queste cose si conservano a volte, con la propria dignità, il proprio carattere. Ci sono dei limiti impensabili di salvaguardia di se stessi. E anche l'umore. Allora lei racconta che Franca diceva, qui in questo posto non c'ho bisogno di fare un regime, di una dieta per stare in linea, qui non mi danno niente da mangiare, quindi da qui usciremo tutti, no? E questo ti dice come le persone, ci sono tante storie dei lager, ci sono state molte storie delle prigionie che raccontano questo, come le persone vanno avanti con la propria personalità, la propria vita, la propria dignità fino in fondo. E io questo l'ho saputo, vi dico, 20 anni dopo. Mentre nei primi anni noi speravamo di salvare la nostra figlia. Perché non, che ragione ci poteva essere? E pensavamo di venire in Italia. E già prima a mia figlia allora avevamo detto, ma guarda, c'è tanto pericolo, andiamo in Italia o vai tu a studiare, poi noi ti raggiungiamo. Ma questi ragazzi non volevano lasciare la loro militanza, la loro speranza, il loro sogno, e non lasciavano l'Argentina, purtroppo. E così è stato. Abbiamo un'altra domanda.
Salve signor, sono Claudio Stringa. Sì. E ho due domande io però. Bella. La prima è, secondo lei questi ragazzi che sono stati presi, sono stati presi apposta ragazzi o dovevano essere presi in generale? No, c'era un pieno generale. Aspetti, faccio direttamente anche la seconda domanda che siamo a posto. Sì. L'altra domanda era qual è la spiegazione che si è data lei al fatto della scomparizione di queste persone? Come? Scusate, ero un pochino emozionato, scomparsa. E non c'era nessun motivo. No, cioè. Uno spagnolismo, va bene. Eh? Per dire sparizione. Sì, va bene. C'era un obiettivo, evitare questi cambiamenti. E si puntava su oppositori politici, veri o potenziali. Allora, i veri ce n'erano qualcuno ben designato e ci sono stati dei fatti su queste persone. In quanto alla gioventù, puntavano alla gioventù perché si sapeva che questa gioventù, quella delle scuole secondarie, quella delle università, i giovani che erano in qualche sindacato di lavoro, questa era una gioventù in effervescenza ed erano i potenziali nemici. Adesso nel caso di mia figlia, perché mia figlia? Intanto in quella scuola, se ce ne sono state 108, è perché è una scuola molto in vista e dove molti ragazzi facevano parte di quella gioventù. Mia figlia in particolare, ve l'ho già detto, credo di avervelo già detto, che fin dai 13 anni lei era sempre nelle assemblee, nelle tutte le cose della scuola, quindi era molto visibilizzata, molto. In più era molto popolare nella scuola, con i professori, era sempre in vista mia figlia, quindi era potenzialmente una leader, quindi era pericolosissima. Questo per rispondere alla tua domanda. Ma in realtà tutti questi giovani erano visti come persone pericolose. Questa è stata la storia dell'Argentina, ma non solo dell'Argentina, di tanti paesi dell'America Latina, non solamente dell'Argentina. Ci sono altre domande? Io non me ne accorgo. Grazie mille. E tu chi sei? Io sono Luca e volevo chiedere molto semplicemente, per deviare un po' dal tema sentimentale comunque, quali sono state le ragioni più economiche che hanno portato il regime ad effettuare il colpo di Stato? L'ho detto. Credo di averlo detto. I poteri economici, i grandi poteri economici, temevano che questi sogni si avverassero, che ci fosse, per esempio, un paese come l'Argentina con grandi terratenenti e dall'altra parte moltissima gente, povera gente. C'era un'ingiustizia sociale, no? E quindi si pretendeva, si sognava una giustizia uguale. Uguaglianza per tutti, uguaglianza di opportunità per tutti. Questi sono i sogni normali dei giovani in qualsiasi società. Ma lì c'erano questi poteri economici che non ne volevano sapere niente e hanno impulsato i militari a fare il colpo e a fare queste cose orrende che sono avvenute. Adesso, siccome la domanda di prima non l'ho risposta completa, perché mi ha chiesto come dal dolore si passa all'impegno. E come dalla paura si può passare anche dall'impegno. Perché? E questo non è solamente una storia delle madri di Plaza de Mayo, è una storia in generale. Allora, ci sono degli impulsi che vanno oltre il dolore, che vanno oltre le paure. Perché a volte c'è una necessità assoluta di sapere la verità, prima di tutto, e poi di aver giustizia. Allora, in Argentina questo è avvenuto con il movimento delle madri, ma non solo. Il movimento delle madri, come si supera la paura? Allora, come io sono stata molto in montagna da ragazza, con mio marito e anche con mia figlia, quando sei su roccia e a volte non trovi l'appiglio e ti viene un panico, se ti immobilizzi è la cosa peggiore che puoi fare. Se ti muovi con le gambe, con le mani, col cervello,
è probabile che tu trovi l'appiglio e ti salvi. E questo è per tutta la vita, per tutta la vita. Tu non devi, non bisogna immobilizzarsi mai, mai. E bisogna in qualche maniera superare gli ostacoli, resistere e partecipare. E questo ha a che fare anche moltissimo con cose che sembrano più semplici, ma che a volte in realtà non si risolvono. È salvare la democrazia. Perché le democrazie in tutto il mondo sono la miglior forma di convivenza che l'uomo ha trovato, assolutamente, ma a volte sono deboli o trovano dei pericoli, perché la democrazia vuol dire tutto, vuol dire la pace, la libertà, le buone condizioni sociali, i parlamenti, tutto, la cittadinanza, ma a volte ci sono dei sintomi, delle minacce. E lì bisogna stare attenti. E allora, siccome me lo chiedono sempre, e mi dicono, dai un esempio. Allora, l'esempio che io credo che è il migliore, perché lo vediamo in America Latina, lo vediamo in Italia, lo vediamo dappertutto, ogni tanto succedono dei fatti. E per esempio, la protesta sociale viene, repressa, violentamente. Questo non deve succedere. Cioè, i cittadini hanno il diritto di protestare, di chiedere delle cose pacificamente, ovviamente con i mezzi, con i canali che la democrazia offre. Ma se poi certi gruppi o certi decidono di reprimere con la violenza, quella anche va male. Questo è un sintomo, per esempio. È uno dei sintomi. E allora lì bisogna stare attenti, bisogna difendere la democrazia, sempre pacificamente, ma bisogna difenderla, perché veramente è una protezione enorme per tutti, la democrazia. E quindi bisogna difenderla. Abbiamo altre domande? Abbiamo ancora una domanda. Poi forse Luca ne voleva fare un'altra con il ragazzo di prima. Non so se era... Non lo vedo più. Claudio non ne ha fatte due. Ah no. Ne ha fatte tre. Ok. Voi, mi pareva che domande, quindi sono ancora tre. Ma magari domande. Anche lei voleva farmi delle domande ancora. Io onestamente ne ho due, però. Dimmi tu l'ora quando. E allora la prima è lei prima ha citato l'associazione Emergency e quindi volevo sapere quale fosse il ruolo delle associazioni non governative durante il periodo di dittatura. L'Emergency non c'era in Argentina in quell'epoca. Amnesty volevo dire, scusi. Amnesty sì, c'era. Amnesty. Infatti è stata la prima posto dove siamo andati è stata proprio Amnesty. E la seconda domanda è stata... Lei che ha vissuto in prima persona due eventi storici terribili come sono stati, volevo chiederle cosa pensa del conflitto attuale in Medio Oriente dei soprusi di Israele verso la Palestina? Ti posso rispondere, è un buon tema. Allora, la storia ha dei risvolti a volte impensabili e anche delle situazioni che col tempo si vanno definendo male. Allora, io sono un'ebrea laica, non sono israeliana, non appartengo allo Stato di Israele, ma appartengo alla diaspora. Che ci sono ebrei. In Argentina ce ne sono moltissimi, di diverse origini. E in Argentina... Siccome questo è un fatto politico, ci sono diverse tendenze. Ci sono quelli che difendono lo Stato di Israele e il governo di Israele e altri tutto il contrario. Nel mio caso, io appartengo a quei gruppi che desidererebbero che finalmente, dopo tanti anni, ci si mettesse d'accordo, perché il popolo palestinese ha tutti i suoi diritti, ovviamente, e Israele ha i suoi diritti e dovrebbero convivere, ma questo è terribilmente rimandato da
fatti violenti. E di nuovo devo parlare della violenza. E ci sono violenze nel mondo, e ci sono, e a volte ci sono dei settori, delle popolazioni che invece di dialogare, invece di tendere alla pace, eccoli che scontrano continuamente. Ci sono magari corti periodi di tregua e poi si ricomincia. Allora, cosa bisognerebbe fare? E bisognerebbe soprattutto rivolgersi ai giovani di nuovo. E credo che lo si fa. I giovani, io do sempre l'esempio di Barenboim. Parlando di Milano, Barenboim è argentino. È un straordinario musicista. Lo amiamo moltissimo. Ah, lo avete qui, nella Scala. Però lui ha questa orchestra in cui ci sono i musicisti palestinesi e israeliani insieme. E questa convivenza dà come frutto capirsi, rispettarsi e tendere alla pace. E per me la cosa più importante è mettere insieme in tutte le maniere possibili i giovani. Non so se è una garanzia totale, perché io non, anche quando parlo con voi di tante cose, non esistono le garanzie, ma esistono le speranze. E credo che ognuno di noi può far qualcosa. Io, te, lei che è una giornalista, io che sono una madre di Plaza de Mayo, tu che sei un preside. E allora perché questa vostra scuola è nelle mie aspirazioni di un dialogo? Perché il Collegio Nazionale di Buenos Aires ha degli scambi con delle scuole, ma c'è un'altra scuola che è simile alla vostra in Argentina. Posso parlarne? Certo. E questa scuola si chiama Lenguas Vivas, è un liceo linguistico. E guardate il caso che è nato nella stessa maniera della vostra scuola, destinato solo alle ragazze. Perché? Beh, le ragazze 150 anni fa, cosa gli insegniamo? Le lingue. E era finita lì la cosa. Mentre in realtà le donne sono andate avanti un pochino di più, no? E dopo parleremo di quest'altro genocidio che è in corso, che è il femminicidio. Anche di questo bisogna parlare. Ebbene, a un certo punto nasce questa idea, questa possibilità, questo progetto di mettere in contatto la Manzoni con Lenguas Vivas. Io credo che si farà. Sì, sì, l'abbiamo già fatto. Lo so. No, bisogna realizzarlo. Sì, sì. Si farà. Si farà. E allora vi do l'esempio di quello che succede negli altri scambi, perché ne abbiate un'idea. Allora si fanno con dei progetti su temi di diritti umani, essenzialmente. Nascono su quella linea. E si sono fatti, per esempio, su temi di emigrazione. Le due migrazioni, perché molti argentini sono venuti in Italia in diverse epoche, e le grandi emigrazioni, o altri temi, per esempio il tema della democrazia, proteggere la democrazia, o tema della giustizia, diversi temi. E devo dire che questo mette in contatto i ragazzi. Nascono delle grandi amicizie, nascono dialoghi, discussioni, e questo è già di per sé un buon risultato. Perché ogni ragazzo argentino e italiano si porta avanti con sé questa esperienza della sua adolescenza per tutta la vita, e quindi sarà preparato, credo io, a difendere la democrazia, difendere tutti i diritti dell'uomo, tutti, e cominciare anche a sperare nella pace nel mondo, perché la pace non c'è. E allora noi del secolo scorso dicevamo adesso viene il 2000, tutto andrà bene. Niente va bene.
C'è bisogno di impegno. Sì. Niente. Diciamo, niente va bene se non ci impegniamo. Ci sono altre domande? Sì, sì. Pino, quanto tempo abbiamo ancora? Ancora abbiamo una mezz'oretta. Sì, no, magari facciamo tre domande, se si possono fare certo. Tre domande in maniera tale. E lasciatele anche lei, poveraccia. Sì, ma no, diamo spazio ai ragazzi. Io... A un certo punto più che altro devo andare. Salve, io volevo appunto... Lei ha prima menzionato che spesso di questi tempi i movimenti sociali vengono repressi appunto con la violenza e volevo parlarle di quello che è successo il 26 settembre di quest'anno in Messico, nella città di Iguala, e dove durante una manifestazione studentesca contro la privatizzazione della scuola la polizia con delle bande di narcotrafficanti che esercitano effettivamente il potere nello stato del Guerrero dove si trova questa città, hanno assaltato degli autobus dove appunto c'erano questi studenti e ne hanno sequestrati più di 50. 43 sono ancora mancanti, gli altri purtroppo sono stati ritrovati in una fossa comune. E volevo appunto chiederle se lei riscontra delle analogie con le operazioni appunto di sequestro della dittatura di Videla e se secondo lei si stanno creando i presupposti appunto in Messico dove i narcotrafficanti esercitano un potere fortissimo per appunto un altro genere di colpo di Stato. Ho capito. Allora... Ci sono delle analogie e delle differenze. Perché? Tutto è male. Ma quando è lo Stato che dirige queste cose, è la cosa peggiore, perché si suppone che lo Stato deve proteggere i propri cittadini. Questa è la cosa peggiore. Però ci sono situazioni e repressioni che non vengono dall'alto, vengono da altri settori di potere di armi, no? E questo è successo in Messico, questo è stato un episodio terribile. Un po' meno è successo in altre parti. Per esempio in Cile, dove gli studenti, pensate che le scuole sono private, si pagano le scuole. In Argentina non si paga, fino all'università, è sempre gratuita. Ma anche in Cile ci sono stati grandi movimenti di studenti chiedendo la gratuità. E lì non è che la violenza assoluta, ma buttano gas lacrimogeni, pestano un po', insomma, anche lì sono accaduti di fatti. Sono accaduti anche, ed è un fatto che lo stiamo discutendo molto, in Venezuela, dove si crederebbe che tutto è cambiato. Anche lì ci sono stati di fatti sempre con studenti, ma non so perché, ma sempre con studenti. Anche lì ci sono state una repressione violenta e non è morto nessuno, ma hanno messo in prigione per un po' di tempo un gruppo di studenti. E anche in Italia sono successe delle cose violente recentemente, no? Una repressione. Insomma, queste repressioni esistono, però quando vengono dallo Stato è la cosa peggiore. Nel caso di Videla veniva dal governo. Salve, sono Ludovico e volevo chiederle se sapesse quale fosse la risposta che davano gli insegnanti ai compagni di classe dei desaparecidos in caso di una domanda. E dipendeva dagli insegnanti. Intanto molti insegnanti anche sono finiti male e molti sono andati esuli. Io per esempio ho un'esperienza, mia figlia... E devo dirvi che discuteva con i suoi professori, era conosciuta a scuola perché sulle materie era chiacchierona, curiosa e discuteva. E c'era il professore di latino di origine italiana che lui si chiama Binaghi, che è andato esule. E ogni tanto viene in Argentina e recentemente... E sempre diciamo, difende i suoi alunni, racconta cose sui suoi alunni. C'erano i professori che difendevano e altri che se ne stavano zitti. Nelle scuole c'erano le due posizioni. Allora, questo Binaghi è venuto in Italia, poi è andato in Belgio, ma ha sempre seguito la sua scuola. E recentemente, e questo sì, era una cosa che volevo raccontarvi, che rispetto a questa scuola mi è venuta in mente adesso perché ha a che fare anche con una telefonata che ho avuto da questo professore.
Allora, è venuto un film, una serie, anche come tipo la serie del Corriere, ma è stata fatta per un canale educativo che si chiama Incontro, in canale di televisione, in 4 capitoli, sulla storia dei desaparecidos del Collegio Nazionale di Buenos Aires. E è stato molto bene, e io ho dato, e lo potete vedere, ve lo può far vedere, l'ho dato a Daniele, così che lo potete vedere, solo che non c'è, beh, ma voi siete linguistica, quindi va benissimo, non c'è la traduzione in italiano. E si chiama Il futuro è nostro. E questo è il titolo. Era quello che si diceva, che dicevano questi ragazzi. Il futuro è nostro. E quindi è interessante vedere le diverse tappe di questa cosa, in cui appaiono gli studenti, i professori, tutto quanto. Ma uno si può chiedere, il futuro è stato loro? E si potrebbe dire di no, perché le loro vite sono state spezzate. E che, quindi no. E io direi invece di sì. È anche loro. È anche nostro. E anche del futuro di tutti i ragazzi e di tutto il mondo, perché quei loro sogni, quei loro progetti, man mano, passo a passo, vincendo le difficoltà, e molte cose si stanno realizzando, perlomeno noi in Argentina le vediamo realizzarsi, e in altri paesi dell'America Latina anche. Non è il paradiso, però molte cose noi le vediamo, le apprezziamo, discutiamo, perché mai bisogna perdere lo spirito critico, mai, mai cadere nei fanatismi e mai perdere lo spirito critico, che è fondamentale in tutti gli esseri umani. Quindi ascoltare più voci, farsi le proprie idee, le proprie opinioni. Direi di sentire magari l'ultima. Prendiamo, sì. Facciamo magari, sì. Sì, se ci sono altri che vogliono intervenire, così, visto sì. Che prendiamo le ultime, no? Sì. Io sono parlato con una ragazza. Come? Non ha parlato neanche una ragazza. Questo l'ho notato anch'io, non lo volevo dire. Aspetta, ci vorrebbe una ragazza. Lo devo dire. Ho notato un'enorme differenza di quello che accade di solito. Di solito sono sempre le ragazze, sì, ma è così. Questa anche, volta i maschi. Anche nella nostra scuola, sono sempre le ragazze, stavolta, e stavolta c'è una prevalenza. Cosa vuol dire questo? È interessante questo. Ce lo chiederemo, ma lo chiederemo. No, ecco, ce l'abbiamo, è arrivato. Abbiamo una ragazza. Ah, bene. Salve, sì, sono ancora io, le chiedo scusa per prima. E senta, volevo chiedere, lei ha detto che prima il regime per controllare le persone comunque si avvaleva in primo luogo della paura, possiamo dire, della paura, del terrore, insomma, il regime del terrore. Ma quali erano i mezzi più fisici, insomma, cioè per esempio si avvaleva di spioni o comunque sia controllava le telefonate, quali erano questi mezzi e come questi lei ha potuto incontrarli? Volevo sapere se lei ha potuto sperimentarli. Per esercitare il terrore. Ah, i mezzi del regime. Chiudere il Parlamento, no? Tanto censura o autocensura. In Argentina c'è stato un solo giornale di lingua inglese, il Buenos Aires Herald, che accettava e pubblicava le nostre denunce. Si vede che i militari tanto intelligenti non erano, perché credevano che nessuno capiva l'inglese. E c'è stata, però c'è stata anche un'agenzia di stampa clandestina. Pensate, come le nostre partigiane che andavano con la bicicletta, lì non la bicicletta, ma c'era un'agenzia di stampa clandestina, quindi c'erano delle resistenze. Silenzio. Allora, il dominio viene da i media, i giornali, la televisione, e diffondere delle voci che fanno paura. E il silenzio che cresce, e man mano diventa sempre più forte. E allora ci guardano e ci chiedono e ci dicono che sono le pazze, por algo será, e la gente guarda dall'altra parte.
e la solidarietà non c'è. E ci sono le paure, e tutto questo fa gioco alla dittatura. E pensate cos'era il regime fascista. Non c'erano i grandi media che ci sono adesso, però i sistemi erano simili. Magari erano svolti con delle altre apparenze fisiche, altre divise, altre cose, ma il sistema è lo stesso, è l'oppressione. Sentiamo allora le altre domande. Ah, questa è la ragazza? Sì, questa è una... Ah, finalmente! Come ti chiami? Chloe. Ah. Parla più vicino. Io volevo chiedere appunto come si fosse poi conclusa la dittatura in Argentina e cosa sia poi successo ai vertici appunto... Cosa è successo? Ai vertici del golpe, cioè quelli appunto avevano... Cosa è successo dopo? Sì, no, cosa come è finita e come sì. Se appunto fossero stati processati i capi... Cosa è successo dopo? Non prima? No. Cosa è successo dopo? La giustizia è successa. E la giustizia è successa dopo, gradualmente. Allora, prima cade la dittatura e c'è un primo presidente che organizza una commissione che raccoglie tutte le nostre denunce. E c'è una relazione che si chiama Nunca Más, dove appare tutto. In base a questo si fa un processo. Per i massimi capi dello Stato, cioè Videla, Massera, tutti questi. Ci sono delle condanne ad ergastolo. E finiscono. Il processo è nell'85, più 1985. Sì, la dittatura finisce nell'83. Esatto, è stato un processo importante, però infinito in nulla dopo. Perché lo stesso presidente, ci sono due leggi che noi le chiamiamo di impunità, perché una è mettere un punto finale. Dopo questa data non si giudica più nessuno. E secondo, l'ubbidienza dovuta, cioè se tu ti ordinano di ammazzare, ammazzi. Poi viene un altro presidente che mette in libertà quelli che erano già condannati, quindi l'impunità assoluta. Per lunghi anni in Argentina non si sono potuti fare i processi. In Italia e in alcuni altri paesi si sono fatti i processi in contumacia, perché non c'erano i rei, gli accusati. Posso dare una però spiegazione? Sono stati fondamentali in questi processi. Allora, posso dire una cosa su questo? Sì. Visto che ci siamo conosciute anche in quell'epoca, diciamo, fondamentalmente che succede in Argentina? Correggimi se sbaglio, è necessaria una fase di transizione. La dittatura cade fondamentalmente dopo la sconfitta della guerra delle Falkland, quelle perché per gli argentini sono le Malvinas. Ormai non si riesce più a tenere il consenso, è crollato, ci sono molte manifestazioni anche di lavoratori in piazza, mm-hmm. Quindi quello stanno emergendo tutti i crimini e anche poi questa guerra ha distrutto completamente l'Argentina. Quindi cade questa dittatura. Però quindi non cade con una ribellione, si suicida sì. In qualche modo, e c'è una fase di transizione in cui anche i presidenti cercano un po' di gestire, no, questa... si ritiene, credo, in quell'epoca che una giustizia troppo efficace possa creare una spaccatura troppo forte nel paese, cioè come se il paese non fosse pronto. E quindi ci sono queste famose leggi. Che succede però per i parenti delle vittime, per tutti quelli che hanno subito? Uno stratagemma legale per ottenere e cominciare ad avviare i processi all'estero, sì. È quello di fare processi per, in Italia, per esempio nel caso dell'Italia, per desaparecidos di origine italiana, quindi scomparsi in Argentina vittime della dittatura che però avevano anche il passaporto italiano, quindi cittadini italiani. Per la nostra legge, per la nostra giustizia è possibile fare dei processi per dei nostri connazionali che hanno subito sono vittime di un reato anche se in un altro paese, e quindi c'è stato questo processo molto importante, sì. Nel 2000 penso che fosse in Italia, a Roma, per cui per la prima volta siamo arrivati a condannare dei responsabili di crimini così gravi, di violazioni di diritti umani così gravi, torture, violenze e desaparizioni o omicidi, no? In molti casi, poi nei casi italiani soprattutto era anche dimostrato l'omicidio, c'erano anche molti casi di corpi ritrovati, quindi con omicidi dimostrati. E questo è stato un grande, diciamo, ha buttato giù un po'
Poi dopo, però, queste leggi di punto finale, obbedienza debita, queste leggi di cui parlavamo prima, che impedivano i processi, sono state revocate. E quindi adesso, Vera, che cosa succede in Argentina? Proprio adesso, in questi giorni, anche in questi ultimi molte anni? Molte cose. Beh, anzitutto devo dire che i processi che si sono fatti in Italia e anche dei processi che si sono fatti, una cosa che si chiama juicio, era una giustizia spettacolare ma non vera, vero? C'erano dei giudizi per la verità e si sono raccolte molte informazioni, molte prove, quindi c'era già una base notevole di materiale. Quelli fatti in Italia erano in contumacia, quindi non si sono realizzate poi le condanne. Certo. In Argentina comincia una lotta civile fortissima e le leggi vengono revocate. A partire da lì cominciano i processi in Argentina, molti in molte città, per moltissimi casi. In corso ce ne sono moltissimi di questi processi, per esempio per la Scuola di Meccanica dell'Armada ci sono oltre 70 accusati, ci sono mille testimoni, quindi va avanti, è molto lento questo, però va avanti e andrà avanti sicuramente, perché ormai c'è una definizione chiarissima della necessità della giustizia. E questo anche, diciamo, se cambia il governo, la Corte Suprema per esempio si è espressa dicendo chiaramente: e qui andiamo avanti fino alla fine e si condanneranno anche i responsabili civili, anche loro. Quindi, cioè, questa è anche la dimostrazione che la vostra lotta, la vostra tenacia, no? Avete dovuto aspettare, ma quanti anni? Tanti anni, no? Perché tanti adesso anni. Molti di queste persone sono anziani, sono, insomma, però siete arrivati, perché appunto è impressionante che i processi si stanno facendo adesso, mentre noi parliamo, in Argentina sono in corso dei processi, sono persone che stanno andando in carcere per quei crimini di quegli anni, ma perché le Madri Plaza de Mayo e tutto il gruppo quelli che hanno continuato a lottare. E vanno anche i ragazzi delle scuole, vanno anche accompagnati dai professori, assistono ai processi, perché è una buona relazione. Abbiamo altre ragazze che... Io sono Silvia. Ah, un'altra ragazza, brava. Sì. Allora, le volevo chiedere cosa avrebbe fatto se fosse stata presente al momento della cattura di sua figlia. Non posso saperlo, certamente mi sarei o buttata, che so io, non so cosa avrei fatto, ma sarebbe stata una cosa tanto tremenda per cui mi sarei buttata a cercare di salvarla, o non so, avrei gridato. Come fai a sapere? Ti dirò una cosa che è successa qui a Milano, interessante. Dunque, noi mettiamo delle mattonelle per terra nei posti dove hanno calpestato i desaparecidos. Sono come pietre d'inciampo, no? Ma sono mattonelle. E all'Accademia, alla scuola di Brera, non l'Accademia, ma la scuola, e qualche anno fa un professore con un gruppo di studenti ha voluto ricordare questa storia dell'Argentina con delle mattonelle fatte con la stessa tecnica, gli stessi materiali, ma ha dato un tema: il momento del sequestro. E allora l'ho vista, sono andata con l'avvocato Gentili all'inaugurazione. E cosa avevano fatto? Avevano rappresentato, per esempio, una che perde una scarpa, una che perde un portamonete, le situazioni dei sequestri per la strada, no? Con l'immaginazione. Intanto, come vedete, come questa storia argentina, oltre alle tesi, gli rincontri, produce anche queste cose. Ancora, no, l'immaginazione. Allora, uno non può immaginare cosa avrei... Io non riesco a immaginare cosa avrei fatto, oltre alla disperazione. Chi lo sa cosa avrei fatto? Abbiamo ancora una domanda. Non lo so, questa domanda non posso rispondere. Altra ragazza. Tentano di mettersi in gioco. Io mi chiamo Zenda e volevo chiederle, ma nonostante ciò, quello che è accaduto in Argentina, mi sa dire come mai ancora oggi, in alcuni paesi del Sud America in particolare, come ad esempio in Venezuela... Come ad esempio in Venezuela continuano queste lotte studentesche contro lo Stato, tanto ad arrivare ad una guerra civile?
I giovani? No, in Sud America problemi di questo genere esattamente non ci sono, perché tutti, come allora sotto le dittature c'era un accordo internazionale tra tutte le dittature, che era il Plan Condor, per cui scappava qualcuno e lo prendevano in un altro paese, quindi era tremendo anche questa cosa. Oggigiorno è il rovescio, perché in quasi tutti i paesi c'è una democrazia, e direi che succede esattamente il contrario, e si rispettano moltissimo i giovani, e i giovani fanno politica. Pensate che in Argentina c'è una legge che fa sì che i ragazzi di 16 anni optativamente possono votare. Se sono in condizione e desiderano farlo, lo possono fare. Ai 18 è obbligatorio. Quindi c'è una passione politica e una convinzione che la politica seria serve, la partecipazione. È cambiato totalmente. È cambiato totalmente. Queste rivolte dove muoiono anche studenti. Riferisce al Messico. Ma sono episodi. Un momento, i governi non sono responsabili di questo. Non credo che il governo di Messico sia responsabile di questo. Sono fatti che succedono, ma non c'è una gioventù perseguitata dai governi. Ci sono delle tendenze, ci sono dei partiti politici che magari non vorrebbero che agissero, e soprattutto questi grandi poteri economici esistono ancora, esistono i media, sì, questi grandi media esistono, però in questo periodo almeno l'America Latina, pensa che il Messico è oltre, no? È più vicino agli Stati Uniti, però diciamo da lì in giù i paesi sono sotto democrazie, non ci sono dittature. Salve, io sono Ilaria e volevo chiederle se può spiegare come venivano trattate le donne che erano incinte al momento del sequestro e i bambini che nascevano, che sorte... È il tema delle nonne, è bene che tu l'abbia portato, è il tema delle nonne, è il tema della vita, e noi tutti siamo amici, fraterni delle nonne e lavoriamo anche con loro. E in Italia c'è in questo momento una grande campagna per cercare i nipoti, perché c'era quasi la convinzione che ce ne possono essere in Italia, perché i repressori che hanno rubato si sono presi i neonati dopo il parto delle persone sequestrate in prigionia clandestina, delle donne che erano incinte, le hanno tenute fino al parto, poi le hanno ammazzate e si sono portati via i bambini, i neonati. Se li sono tenuti o i repressori o li hanno dati a degli amici. È possibile che questi repressori di origine italiana, per esempio, siano venuti scappando con questi bambini in Italia, possono essere dovunque. Poi negli anni 90 c'è stata una crisi economica forte in Argentina, possono essere venuti a cercare lavoro, quindi c'è questa possibilità. Ora le nonne su 500 casi ne hanno... è stata restituita l'identità a 115 di queste persone che ormai tantissime ancora non sanno chi sono, e è una necessità assoluta per ogni essere umano sapere la propria identità. E però le nonne lavorano, sono bravissime. Non è facile a 30 anni cambiare di identità, no? Non è niente facile, però sono molto ben organizzate. Anzitutto raccolgono moltissima informazione, anche fotografie, da tutta la famiglia, i maestri, gli amici, raccontano tutto. Poi hanno un aiuto psicologico, e oltre a ciò quelli che hanno già recuperato la propria identità aiutano quelli che appena ora la recuperano. Ora c'è stato questo fatto che si è conosciuto dappertutto, che finalmente Stella Carlotto ha avuto la gran felicità che ora c'ha il suo nipotino, che è la storica presidenza, prima ce n'era stata un'altra. Io direi, e...
ci sono altri ragazzi. Se ci sono altri studenti. Io... Raccogliamo gli ultimi, se mi posso permettere, perché poi dopo. Allora, se no consideriamo loro tutti. Giuro che questa è la mia ultima. Giuro che questa è la mia ultima domanda. E volevo chiederle, appunto, lei adesso è qua giustamente a raccontarci di quello che le è successo, che è successo in Argentina, gira anche l'Italia, ho saputo che è anche stata recentemente in Francia, però un abbastanza recente sondaggio di 2 anni fa circa ha notato che solamente il 29% della popolazione giovanile italiana è a conoscenza della dittatura che appunto c'è stata di Videla, e volevo chiederle se quindi lei, dopo questo tipo di incontri, ha un, diciamo, un riscontro positivo, cioè pensa che ci sia l'utilità, e soprattutto volevo chiederle se pensa che comunque le istituzioni oppure anche a livello scolastico si possa fare di più per far conoscere questi avvenimenti. Allora, sempre si può fare di più, sempre. Io faccio quello che posso e altre persone fanno, tutti facciamo quello che possiamo, ma io ho il riscontro effettivo che serve. Serve in quanto io ho avuto delle risposte a volte dai giovani, direttamente, e risposte, e ho avuto anche delle persone che sono venute poi a fare le tesi in Argentina. Quindi questo significa che sapere incita a saperne di più, a interessarsi di più, a capire di più. C'è anche una sensazione diretta che non ha a che vedere con il riscontro, come dici tu, perché uno sente quando parla e quando ti fanno le domande che non è affatto vero quello che ti dicono. Tanto qua come in Argentina te lo dicono, ma i giovani di oggi non si interessano a niente, pensano solamente a dire, ma assolutamente non è vero. E cosa è diventata dopo? Il mondo del lavoro, come tante cose cambiano, tutto cambia, no? C'è quella canzone che canta Mercedes Sosa, tutto cambia. In realtà io lo sento che i giovani si interessano. Allora, io sono Carmen e volevo chiederle se, secondo lei, perché i carnefici hanno scelto di torturare con questi metodi disumani e orrendi le persone sequestrate, facendole soffrire per un periodo, certo periodo di tempo, invece di farla finita in poco tempo, perché alla fine il loro scopo era quello di proteggersi da questi giovani militanti. E poi anche, secondo lei, che fine hanno fatto questi carnefici barra torturatori? Il tema della tortura è questo. Bene. È inspiegabile. E voler torturare un altro essere umano è inspiegabile. Però la storia ci dice, purtroppo, a parte che ci dice che impariamo spesso poco dalla storia, ma ci dice che in tutti i tempi ci sono state violenze e torture. Ma pensate tutta la storia dell'umanità, e allora uno si domanda, ma l'essere umano c'ha dentro di sé qualche cosa che lo può portare a queste nefandezze, queste cose tanto tremende? E evidentemente c'è qualche cosa. E sia un bel dire le leggi morali, sia un bel dire le religioni, sia un bel dire gli insegnamenti, tutto dovrebbe tendere al bene, e invece succedono queste cose, e io non ho una risposta a questo, non ho una risposta. L'unica risposta personale è che ognuno di noi può cercare di spingere al bene sempre. E cosa vuol dire spingere al bene? Vuol dire la solidarietà. E allora, siccome io penso sempre che una cosa fondamentale, il maggior dono che uno può avere nella vita è l'amicizia, io punto molto su questo, sulle amicizie. Sta di fatto che io quando saluto i ragazzi dico, vi auguro di avere amici per tutta la vita, come li ho avuti io. Gli amici vanno coccolati anche, eh? Non bisogna
trascurarli, ma nelle amicizie, nel dialogo e nel cercare mutuamente di andare per la miglior strada, e questo, su questo io ho una grande speranza. E direi che ognuno di noi e di voi può dare qualcosa a questo. Posso dire una cosa? Diciamo, vado? Posso? No, non hai finito, scusami. No, era questo che volevo dire. No, io sugli interrogatori volevo dire una cosa, sulle torture. Diciamo, l'alibi spesso era, non vedo più la ragazza, ma la scusa che si davano era l'interrogatorio, no? Perché poi anche nelle sentenze... L'interrogatorio, interrogare, certo. Interrogare i... No, per quello volevo dare un esempio. Scusami, non avevo capito, vai. Volevo dare un esempio, i torturatori. Allora, i torturatori vogliono, si suppone che nell'interrogatorio vogliono saperne di più. E allora c'è una storia in Argentina, di uno che adesso è finito in carcere, si chiama Von Wernig. È un prete. E allora questo è tragico. Sappiamo, perché è stato in tribunale, sono venute fuori molti testimoni a raccontarlo, lui presenziava le torture. E se c'era un momento in cui il torturatore tentennava, diceva no, sta tranquillo. Non succede niente, tu stai facendo quello che devi fare. E poi al torturato diceva: parla e finisce la tortura. Allora, se questo esempio viene considerato, ed è un religioso, che continua in carcere a fare la messa, è una cosa inconcepibile, perché al di sopra delle leggi, al di sopra degli ordini che tu puoi avere, c'è un ordine morale, c'è un ordine etico che ognuno di noi conosce, e non puoi torturare, non puoi uccidere, non devi. Se lo fai, c'è qualche cosa dentro di te che io non capisco, non lo riesco a capire, non lo capirò mai, che ti porta a essere un torturatore o a considerare che la tortura va bene. Ma pensiamo all'Inquisizione, pensiamo ai cristiani nell'epoca romana. È esistita sempre questa cosa. Perché? Perché l'essere umano può essere tanto cattivo? Non lo so, io non posso rispondere a questo. Sentiamo l'ultima domanda. C'è anche molto machismo, eh? Prego. Poi... Faccio notare che erano tutti uomini. Sono Giulia e volevo chiederle se successivamente a tutto questo sono nate delle associazioni che non solo per informare ma anche per aiutare le famiglie dei ragazzi scomparsi, e se anche noi possiamo fare qualcosa per aiutare. Bene, io credo che l'ho già detto, no? Ognuno di noi può fare qualcosa, ognuno sa. Per esempio, un esempio della solidarietà è se hai un amico che ha bisogno di qualcosa e lo aiuti, già con questo hai fatto un gesto. Poi in un ambito più ampio, se vedi che ci sono delle cose che non devono succedere, non stare mai in silenzio, dillo, cerca di fare qualcosa. E questo è già abbastanza. Adesso, nel mondo attuale, c'è un genocidio in corso, ed è quello delle donne. E questo, per esempio, è stato un tema trattato in uno degli scambi studenteschi. E ho sentito le voci dei ragazzi italiani e degli ragazzi argentini esprimersi, proporre... Hanno esaminato la questione sotto tutti gli aspetti, quelli legali e quelli morali. E questo è, per me... È un momento in cui bisogna occuparsi, per esempio, di questo, del femminicidio, che c'è in tutto il mondo. Finito.
Io farei, lascerei la parola finale al preside, che magari chiude il preside. Poi io vi ringrazio. Che ha fatto, e poi chiaramente ringrazio il padrone di casa. Allora, adesso che abbiamo concluso, penso che tutti quanti, anche rispetto alle emozioni che abbiamo provato, credo che sia i docenti che gli studenti abbiano avuto la coscienza e la consapevolezza di stare di fronte alla storia, e sicuramente, siccome i semi a volte nelle nostre coscienze si sviluppano molti anni dopo, sono convinto che i ragazzi ricorderanno questo momento per molti anni, quindi vi ringrazio tutti. Grazie a voi. Possiamo chiudere? Allora, volevo io, ritorno da dove abbiamo iniziato, ringrazio, ma l'avete fatto voi con un applauso vera, dottoressa Coppola, che appunto avete sentito che non è solo una giornalista, e il preside per avere, che fra l'altro poi noi non lo possiamo negare, siamo amici da tanti anni, quindi ci conosciamo. Le associazioni ci sono, perché questa iniziativa non si sarebbe potuta fare senza le associazioni che operano in questo settore. Io sono rimasto colpito da ex insegnante per la vostra bravura con la quale avete assistito a questa iniziativa, e come anche le domande che avete fatto. Mi congratulo con voi e con i vostri insegnanti. Credo che la causa, le due cause, le tre cause, perché abbiamo detto la Shoah, abbiamo detto l'Argentina, ma abbiamo detto la solidarietà di oggi, avranno da oggi almeno 200 o 300 persone in più che la muoveranno. Grazie.